benvenuti a tutti in questo nuovo video. Gloria è tornata con il background da make-up, perché oggi ho deciso di sistemare questo make-up che già ho iniziato e fare magari un look un po' meno sobrio e parlarvi di quello che è stato il mio ultimo periodo. Affronteremo diversi temi, un po' più frivoli e un po' meno. Quindi, come vedete, io la base l'ho già fatta e ho utilizzato lo Skin Fetish Sublime Perfections di Pat McGrath Labs, che ho rivalutato tantissimo. La situazione è migliorata tantissimo, ma questi non se ne vanno. Sto facendo una skincare completamente diversa. Sto utilizzando dei prodotti di un brand coreano che presto ve ne parlerò proprio oggi su Instagram. Questi prodotti sono a step, proprio come la skincare coreana esige. Questo è quello che ho applicato. Siamo arrivati alla selezione dei pennelli, che tra l'altro devo rimettere in lavatrice perché devo lavare una buona quantità di pennelli e ne ho altri. Se vi siete persi il video di come lavare i pennelli in lavatrice, ve lo lascio qua. E devo dire che funziona, perché sono rimasta abbastanza soddisfatta con i pennelli occhi. Non so bene che make up fare, ma so solo che volevo utilizzare il verde e l'arancione e voglio utilizzare le Obsession Palette di Huda Beauty. Prima di applicare gli ombretti applico lo Shape Tape di Tarte, questo qua è il numero 12N Fair Neutral, e inizio col raccontarvi com'è andato il mio agosto. Sapete che agosto è il mio mese perché sono nata il 21 di agosto, compiuto gli anni da poco. Un compleanno molto molto bello, che non mi aspettavo di passarlo così. E quest'anno non volevo festeggiare perché mi sono detta: tanto ogni anno non c'è mai nessuno, ad agosto partono tutti. Sembra quasi di elemosinare attenzioni, di elemosinare un po' di compagnia. Ho deciso di non fare niente. La mia amica mi aveva detto: ah, ti portiamo al mare, ma non volevo essere di peso e quindi ho deciso di non fare niente. Succede che poi altre mie amiche si sono messe in gruppo a organizzare sta cosa. Mi hanno portato a Caldè. Caldè è una località che c'è sul Lago Maggiore, qua vicino a un'oretta da dove abito io. E non c'ero mai stata, a parte l'ultima volta prima del mio compleanno, che me ne sono innamorata. Infatti hanno visto che mi è piaciuta talmente tanto e hanno voluto riportarmi lì. Mi hanno caricato in macchina la giornata del 21 agosto, proprio del mio compleanno. Mi sono venuti a prendere tutti i miei amici, abbiamo fatto 3 macchine, siamo andati lì, è stato bellissimo. È stato proprio rigenerante, mi serviva una giornata così. Sapete, io non sono andata in vacanza, non sono andata da nessuna parte e mi mancava staccare, ne avevo proprio bisogno, e i miei amici sono stati così carini. Vabbè, si sono rilassati anche loro, però comunque hanno fatto un gesto per me che è stato veramente molto molto bello, e visto che guarderanno anche questo video, grazie. Tra l'altro Caldè è una di quelle località che io non conoscevo e sembra di stare al mare, cioè vi giuro, appena arrivate nel paesello di Caldè, chi ci abita, se qualcuno di voi ci abita, fortunati, io voglio venire a vivere lì, sappiatelo. Ma appena arrivi c'è il lago con tutte le barchettine, non lo so, sembra proprio una località marittima. E infatti tante volte parlavo rivolgendomi all'acqua come se fosse mare, però ovviamente. E quando siamo arrivati, siccome l'avevamo già fatta la strada, perché eravamo andati circa una settimana prima del mio compleanno e appunto mi ha riportato lì perché mi era piaciuto, quando siamo arrivati abbiamo dovuto scavalcare un cancello, perché si arriva a questo punto che costeggia tutto il lago, dove ci sono delle spiaggette, che però è chiuso, ci sono dei cancelloni e la gente ci va. Come? Passando sotto al cancello. Infatti ci sono delle buche fatte apposta in tutte e due le entrate per passarci sotto. Ed è bello perché poi si possono fare i falò con la testa. Mi raccomando, se accendete i falò, spegneteli e non fate i pazzi, perché lì è tutta natura e rispettiamo la natura, mi raccomando. Ci sono tante persone che ci vanno, anche famiglie, e tutti devo dire che rispettano abbastanza quella zona là. Vi consiglio di andare là e portarvi un bel sacco della spazzatura che poi butterete negli appositi cassonetti e non lasciatelo là. Abbiamo camminato per un pezzo, siamo arrivati, abbiamo trovato la nostra spiaggettina, ci siamo messi lì con la nostra cassa, la loro cassa, dei miei amici, la musica e le nostre stuoiettine. E l'ultima volta, appunto il giorno del mio compleanno, ho deciso, dato che la prima volta che c'ero andata non avevo portato niente, avevo portato la ciambella al mio compleanno. Perché? Perché io so nuotare, ok? Però c'è un piccolo problema. Intanto applico questo verde più scuro nella parte interna. Premetto che il lago a me fa un po' paura, perché non lo so, mi inquieta. Però mi affascina. E farci il bagno andando a largo, non vedendo sotto, soffro un po' di talassofobia, con la paura di non avere niente con una, su dove appoggiarmi,
e i piedi che vanno e nuotano, non so, nel fondo del lago, con le alghette, con i pesci, con cose che ci sono sotto nell'acqua, mi fanno un po' paura. E quindi ho avuto questa paura la prima volta che ci sono andata e non mi sono fatta proprio il bagno come si deve. Cioè, devo dire che mi hanno anche lanciato, tra virgolette, in acqua, ma hanno fatto bene perché è stato rigenerante, è stato proprio bello, l'acqua era perfetta. Ho sconfitto una mini paura. La seconda volta, appunto, il giorno del mio compleanno, ho deciso di portare la ciambella proprio perché ho detto, sto giro al mio compleanno voglio farmi il bagno, voglio andare a largo, voglio nuotare e so che con la mia amica ciambella non ho paura. Tra l'altro la ciambella arriva dalla Croazia, l'avevo comprata in Croazia quando ero andata lì anni fa, non l'avevo più usata, quindi ho detto boh, la porto, almeno la sfrutto, ed è stata un'ottima idea perché poi l'abbiamo usata tutte, mi sono sporcata e ci siamo stradivertite. Io sono riuscita ad andare a largo, poi c'è stato un momento in cui ho guardato tutti quanti dall'acqua ed erano tutti felici, è stata veramente una bella giornata, è stato bellissimo. Vado a prendere la In My Birthday Suite e utilizzo Taboo, che è questo qua nero, per intensificare l'angolo esterno perché mi sta facendo un sacco di macchie e non mi sta piacendo. Alla sera poi siamo andati anche alle giostre, perché là c'erano le giostre, ci sono in teoria forse per tutto agosto, e quindi abbiamo mangiato lì, abbiamo fatto un bel giro, che poi a me piace proprio vedere la gente. Io sono socievole e asociale allo stesso tempo, ma quando vedo, vado matta per una cosa io, per le feste di paese. Quando vedo tipo le feste di paese, quando vedo che c'è un locale o una zona, una piazza in cui c'è il tizio che suona, la banda che suona, io impazzisco. O le giostre, a me piace anche star lì a guardare, godere della gioia e delle vibrazioni positive che ci sono in quel momento, anche se poi non faccio niente. Però io quando vedo le feste vado fuori di testa, mi piacciono proprio. Poi però qualche giorno dopo è successo un fattaccio: la vostra amica ha aperto i social e si è resa conto che il mondo non andava poi così tanto bene, no? Io mi sento anche in colpa a essere felice tante volte, perché poi dico, oddio, Gloria, torniamo alla realtà dei fatti. Cosa sta succedendo nel mondo? Non sto qua a fare il telegiornale della situazione, ma la mia joie de vivre muore lentamente. Quindi poi mi attivo e divento anche arrabbiata, cioè mi arrabbio proprio per come sta andando il mondo, per tutto. Infatti ho fatto delle storie perché sono entrata in questa pagina del paese dove abito io e c'è stata un'aggressione a una ragazza. Adesso vi spiegherò meglio, forse a fine make-up vi leggerò anche qualche vostro racconto, perché mi sono rimasti veramente dentro, quindi voglio anche condividerli con voi. Ed è giusto anche parlarne, secondo me, perché sapete che io riesco a parlare di cose frivole fino a una certa, poi dopo torno coi piedi per terra e dico sì, ok, però lanciamo anche qualche messaggino. Allora, questa parte del make-up è abbastanza noiosa, io andrò continuamente a picchiettare i colori, gli ombretti, un po' col nero, un po' con il verde scuro. Posso dire che ogni anno è una vittoria per quanto riguarda la mia persona. So che sembra una cosa stupida, però ogni volta che compio gli anni mi faccio dentro di me, dentro la mia persona, un recap di tutto l'ultimo anno e guardo le cose positive e negative che mi sono successe per fare un resoconto. Dai 30 anni in poi, perché ne ho compiuti 31, lo so, non ci credo nemmeno io, 31 anni, oh mio Dio! Ultimamente, da quando ne ho compiuti 30, è vero, me lo dicevano, dopo i 30 la vita è magica. Poi ovviamente dipende da persona a persona, da come uno affronta la vita, se ti impegni anche nel crescere, nel capire te stesso, nel conoscere te stesso e gli altri. In questi ultimi 2 anni di vita ho cambiato tante tante cose che riguardavano sempre la mia persona, solo che li nascondevo, solo che facevo più per gli altri che per me. Ho sempre cercato di rendere felici le altre persone, tante volte andando anche contro ai miei principi, tante volte andando anche contro a quello che in realtà volevo, pur di non creare casini, pur di non essere la rompipalle della situazione, pur di non ferire gli altri e di far stare tutti bene. Ho sempre camminato tra i vetri ed è stato frustrante per me, per la mia persona, sentivo di non portarmi rispetto. Dai 30 anni in poi ho iniziato a fare i conti con la realtà. Sembra una cavolata, ma quando fai 30 anni ti dici, qua qualcosa deve cambiare. Sei trentenne, hai appena passato uno step della tua vita e sei entrata negli enta, cioè qualcosa vorrà significare. E quindi fai un po', appunto, un resoconto della tua vita fino a quel giorno
e ti rendi conto di tante cose. Io non sono stata coerente con me stessa ed è la cosa più brutta, perché quando non sei coerente con te stessa vivi male con gli altri. Non dico che vivevo male con gli altri, però vivevo un po' celata, un po' nascosta, quella parte lì la tenevo un po'. Sì, vabbè, dai, tanto ce la facciamo ad andare avanti e a sopportare. No, non devi sopportare, tu ti devi rispettare, perché se non ti rispetti tu, gli altri non ti rispettano, e quando vedono che tu non ti rispetti dicono: beh, tanto lei non si rispetta, non la rispetto nemmeno io. E questa cosa io l'ho sempre fatta e mi ha sempre messo nei casini con le persone, nel senso che mi ha sempre fatto sentire a disagio e frustrata. Mi sentivo frustrata. Oggi non mi sento Dio sceso in terra, non mi sento una fenice, non ancora, però mi sento molto meglio, mi sento uno step successivo. Ho i miei momenti bui, come tutti, la mattina mi sveglio che ho un trauma, però cerco di farcela, però cerco di essere più coerente con me stessa, e questa cosa mi sta portando a vivermela bene anche da sola. Riesco a fare più cose da sola, riesco a stare bene con me stessa da sola, riesco anche a parlarmi tanto, a dialogare tanto con me e cercare di capire come non dar peso a quella vocina per dar peso all'altra voce positiva che mi fa capire che in realtà tutti passiamo le stesse pene. Gioie e dolori ci sono per tutti, però focalizzarsi tante volte sui dolori non porta a niente. Quando lo fai con persone che vivono di quello, ti porta ad essere sempre lì, a rimanere sempre lì, a non crescere, a non andare avanti, a non vedere il buono, a non provarci. Poi fai i passi indietro e quindi la frustrazione aumenta. Ripeto, non ho scoperto la chiave della vita, però mi sono scoperta io, che penso sia tanta roba. Sta sfumatura mi sta facendo arrabbiare non poco, perché io applico, sfumo e questo se ne va. Cosa vado a fare adesso? Vado ad applicare l'arancione. Voi direte: oh mio Dio, tu applichi l'arancione, tu pazza? Io pazza, voglio provare diverse cose. Quindi applico di nuovo correttore e vado a fare piccola caprisa all'angolo interno. I 27, 28, 29 non sono niente. Io qua ve lo dico, qua lo scrivo e qua lo confermo: non sono niente. I 30 ti cambiano. Me lo direte, e se li avete passati lo potrete confermare nei commenti. Ecco, se c'è una cosa che odio sono i correttori che li applico e si levano. Wow! Al tientro vado ad applicare questo, che è molto molto bello, per dare luminosità e coprire questo schifo che non mi piace. Tra l'altro voglio tornare a fare meditazione come facevo prima, che c'è stato un periodo tipo un mesetto fa che mi ero messa a fare meditazione quasi tutte le sere, e poi col caldo, l'estate, la depressione dei 31 anni mi ha portato a non fare più niente. Questa cosa non va bene, perché mi ero abituata ad un bel ciclo. Quando già per un mese inizi a fare meditazione ogni giorno, le cose migliorano, cambiano, vibri giusto, anzi le tue vibrazioni. Voglio tornare, stamattina tra l'altro ho provato anche a svegliarmi in modo diverso, ho creato una nuova routine che voglio cercare di mantenere. Questo è il primo giorno, non so se riuscirò a mantenerla, però ve la voglio raccontare. Allora, partiamo dal principio. Il principio è che la vostra amica Gloria fa una fatica, come vi ho detto prima, una fatica immensa ad alzarsi. Non sono per niente una persona mattiniera, per niente, perché faccio fatica ad andare a letto, cioè non ho voglia di andare a dormire, mi sembra quasi di concludere la giornata troppo presto perché mi attivo dal pomeriggio in poi, e nonostante i miei orari ultimamente siano normali, non vado a letto tardissimo e non mi sveglio tardissimo, non ho un buon ciclo, e quindi la mattina, anche se prendo la routine di alzarmi ogni mattina alle 7 e andare a dormire alle 11 di sera massimo, bla bla bla, la mattina rimane sempre un trauma. Tra l'altro ho letto che ha un nome questa cosa, e l'ho anche postata su Instagram, che io non conoscevo, non sapevo. Però dentro di me poi mi dico anche: vabbè, ok, sono tutte scuse, perché da una parte sono anche scuse. Io poi sono super pigra e mi attacco tantissimo alle scuse, nel senso che dentro di me, non è che le dico agli altri, dentro di me mi dico: beh, ma Gloria, sei fatta così? No, devo dare ragione alla parte rompipalle dentro di me che in questo momento sta parlando, e quando mi riguarderò, mi raccomando Gloria, sii coerente con te stessa. So benissimo che trovo delle scuse, e però faccio veramente fatica. L'umore fa fatica, ecco, perché se io inizio una routine ce la faccio anche, ma è l'umore dentro che non cambia, rimane come obbligato. E quindi la mattina, facendomi fatica a svegliare, a parte che mi sveglio sempre malissimo, la mia fase REM inizia la mattina, e la mattina è il momento in cui io riesco a riposare di più. Evidentemente la notte non riposo, non riposando bene non entro in fase REM, e quindi di conseguenza non sogno, e di conseguenza non mi riposo. Avevo bisogno di un incentivo in più, avevo bisogno di della scintilla che
hanno tutti gli altri, sento proprio il bisogno della scintilla emotiva. La mattina ho bisogno di sentirmi bene. E ho notato che andavo a dormire con la pesantezza del giorno dopo. Quando vado a dormire solitamente penso al giorno dopo e penso alle cose che devo fare. Mi appesantisco, ho notato che mi metto proprio negatività da sola. Penso alla mancanza, non penso all'abbondanza. Penso a... faccio proprio il resoconto in negativo a sto giro del giorno dopo. E quindi quando vado a dormire il pensiero non è positivo e la mattina di conseguenza mi sveglio con un pensiero negativo e pesante, molto pesante. Infatti tante volte mi capita di svegliarmi piangendo, di sentirmi proprio spossata, di non avere le forze, la voglia. E so che questo capita a tanti di noi. In più, come sta andando il mondo, insomma, non è molto positivo, non è molto facile vivere al giorno d'oggi, perché abbiamo tante cose belle, abbiamo tante possibilità, abbiamo tante fortune. Ci concentriamo sulle cose negative perché siamo abituati ad avere tutte queste fortune che le diamo per scontate e quindi concentriamo il nostro umore su quello che non abbiamo o su quello che potrebbe essere che probabilmente non sarà. Almeno questo è quello che faccio io, che so di sbagliare, e capita raramente che mi sveglio felice. Questo perché riesco a oscurare totalmente la parte della mente che pensa, che si attacca a questa parte negativa, e quindi riesco a svegliarmi felice, ma capita veramente pochissime volte. Oggi ho iniziato una nuova routine. Ho visto dei TikTok di questo ragazzo che parla di come portare positività nella propria vita. Si inizia in realtà dalla sera prima e andare a dormire con un pensiero positivo. Ieri notte ho cercato di andare a dormire convinta, ripetendo a me stessa che mi aspettava un futuro radioso, che quello che ho è tanto e che sono molto fortunata e che sono una persona che sono e che sono fiera di quella che sono. Cercavo di fare una lista in cui credevo a quello che pensavo e quindi sono andata a dormire un po' più felice. Stamattina quando mi sono svegliata, infatti, il primo pensiero è stato: cosa ho fatto ieri notte? E ho ripensato ai pensieri che ho avuto. Quindi mi sono svegliata con la coerenza nel portare avanti questa cosa, questa successione di pensieri positivi. E aveva ragione. Infatti il ragazzo diceva che se tu vai a dormire con un pensiero negativo, il primo pensiero che avrai la mattina sarà quello della notte precedente. E quindi se è negativo pensi negativo e se è positivo pensi positivo. Altra cosa da fare appena svegli è suddividere il risveglio in minuti. Il primo minuto, adesso io l'ho fatto un po' così a cavolo, vi dico le cose che ho fatto. Mi sono svegliata e sono andata a lavarmi i denti con la mano sinistra e quindi ho provato a fare la mancina, perché facendo questa cosa con l'altra mano attiviamo l'emisfero che non utilizziamo di solito, perché siamo abituati, magari chi è mancino, a utilizzare quell'emisfero, e chi è destrorso, giusto, usa quella parte dell'emisfero. Quindi ho provato a sbloccare questa parte utilizzando, anche la sera prima mi sono lavata i denti con la mano sinistra, e vi dico, ci sono riuscita abbastanza bene, perché poi io da piccola mi allenavo a fare questa cosa, anche a scrivere, a disegnare con la mano sinistra insieme. E questa è stata la prima cosa, quindi lavarsi i denti. Io poi ho l'Invisalign, quindi devo pulire le mascherine, lavarmi i denti. Bere un bicchiere d'acqua, un bel bicchiere d'acqua fresco la mattina attiva e idrata il corpo. Infatti mi ha dato una botta di vita che non vi dico, perché poi era fredda di frigo, quindi ho fatto wow, buongiorno. E fare una doccia fredda. Questa è quella che è stato più traumatico da fare, perché io non sono per niente abituata a fare la doccia fredda, e quindi dice piano piano abituatevi a usare l'acqua fredda, quindi iniziate da calda, tiepida e fredda. Mi sono svegliata bene, tant'è che poi mi sono preparata come avete visto prima in modo molto leggero, sono andata a far colazione, poi ho detto ok, mi metto al computer a lavorare, a fare il video, e sono bella attiva, come vedete sono logorroica, sono super sprint. Un'altra cosa che ho consigliato è di iniziare a pulire la propria vita. C'è qualcosa che non va nella vostra vita? Pulitelo. Mi duole dire questa cosa perché io non sono fatta così, io non riesco a fare così, ma sto provando a farlo per essere coerente con me stessa e rispettarmi. Pulite nella vostra vita tutto ciò che fa male. È un comportamento, che può essere una persona, che può essere o più persone, che può essere un modo di fare. Se non vi piace come poi approcciano gli altri con voi, cambiatelo, e questo sicuramente porta un po' più di autostima e di rispetto in voi stessi. Poi cosa sto facendo? Mi sto dedicando tantissimo alle mie passioni di nuovo. Ho abbandonato un po' le vecchie passioni, che sono ad esempio il canto, la musica, perché fa caldo, non è il periodo, e a me piace di più l'inverno, d'inverno concentrarmi su queste cose. Però adesso mi sto concentrando sulla lettura, che ho riscoperto ultimamente. Poco prima dei 30 anni ho iniziato
a leggere assiduamente, cosa che non ho mai fatto. E mi sono resa conto l'altro giorno di avere un sacco di libri. Non è da me e questa cosa mi ha fatto molto felice, perché ho sempre desiderato essere una di quelle persone amanti della lettura e non capivo perché gli altri erano così amanti della lettura. Poi ci ho provato, ho iniziato a trovare il mio genere, ho iniziato a cercare il mio genere e trovandolo mi sono letteralmente appassionata. Infatti ho comprato un libro che vi voglio far vedere, che è questo qua, L'equazione divina di Michio Kaku. Molto bello, sono già a quasi metà, me lo sto mangiando. Ho scoperto negli ultimi 2 anni la passione per l'astrofisica, anche la meccanica quantistica mi affascina tantissimo. Mi sono guardata in quest'ultimo anno un sacco, ma proprio un sacco, di documentari, docufilm che mi hanno spappolato in positivo il cervello e che mi hanno dato un senso di appagamento che non vi sto neanche a spiegare. Una cosa che chi lo sa, chi l'ha provata sa. E vi consiglio di trovare la vostra passione e coltivarla, perché è una cosa bellissima riuscire a ritrovarsi soprattutto in un libro o in un argomento. Tra l'altro prima non ci davo neanche tanto peso, cioè non calcolavo proprio questo argomento. Mi sono sempre appassionata alla psicologia, infatti i libri hanno iniziato ad aumentare i libri in casa mia per quanto riguarda la psicologia. Sono sempre rimasta affascinata dalla mente, dal comportamento delle persone, dalle personalità, dalle malattie e da tutte queste cose qua un po' misteriose, no? E da lì poi sono finita, perché un'altra passione è l'astrologia, un'altra passione è proprio il cosmo, chi siamo, da dove veniamo, perché esistiamo. E queste domande mi hanno sempre ucciso la vitalità, perché non sapere mi faceva sentire, come si dice, come se stessi implodendo lentamente. E aver trovato questi argomenti, aver trovato questi libri che piano piano mi stanno dando delle risposte e dei modi di pensare diversi che potrebbero arrivare a delle risposte, perché poi ovviamente qua si parla tutto di supposizioni, di teorie, però mi fanno stare bene, ho trovato proprio il mio argomento. La cosa che ultimamente sento che mi manca è trovare persone con la quale parlare di questi argomenti. Non conosco nessuno tra i miei amici che ama parlare di queste cose, quindi mi ritrovo spesso a isolarmi, che non è un male perché io adoro parlare con me stessa, adoro pensare da sola di queste cose, però è bello confrontarsi, quindi sento un po' la mancanza di questo, ecco, di amici o di persone che ne sanno e che mi sanno anche acculturare e che mi sanno dare quel qualcosa in più. Ho trovato anche molto interessanti i racconti di George Orwell, che mia mamma già mi aveva consigliato anni fa, e lei ha un sacco di libri di George Orwell. Io poi ascolto e non ascolto, questo piccolo deficit dell'attenzione, e quando ho comprato il primo libro di George Orwell, che è 1984, la mia mamma mi fa: ma io ce l'avevo, ma io te li avevo già consigliati. Io, ah, cioè nel senso, con mia mamma parlo di queste cose, però comunque sarebbe bello creare, non so, boh, mi piacerebbe avere quel classico gruppo di persone che parlano di queste cose, si confrontano. Infatti sono iscritta a un sacco di gruppi. Mio Dio, quanti fallout. Oh mio Dio. Apre delle porticine del cervello, perché sono dei racconti molto distopici, ma allo stesso tempo ricordano un po' la realtà in cui viviamo. Questa cosa può spaventare, tante persone si spaventano, non so come sia possibile questa cosa, però tante persone si spaventano. E a me queste cose affascinano tanto, perché siamo in continua mutazione, siamo in continua evoluzione, è uguale ad adattamento, e quando ci adattiamo la vita cambia, il mondo cambia, e quindi leggere questi racconti mi fa pensare tanto e mi piace quello che mi lasciano. Quindi, tra l'altro, la mia mamma al mio compleanno mi ha regalato La fattoria degli animali, sempre di George Orwell. Mi piace un sacco il fatto che sia piccolino, tascabile, e anche questa copertina è molto bella, e non vedo l'ora di leggere, perché questo insieme a quello 1984 sono i libri che già volevo leggere. Ok, che narrano di una realtà un po' così, un po' strana, diversa dalla nostra. In modo sottile affrontano anche temi psicologici su come l'essere umano arriva a comportarsi in base a quel presente che ha, che è totalmente diverso dal nostro, e quindi ti fa entrare in una realtà quasi simile, però completamente diversa, e inizi a capire anche come potresti reagire tu stessa a quella realtà. E ti medesimi talmente tanto che quasi ti manca, quasi vorresti viverla quella realtà distopica. È una cosa un po' assurda e affascinante allo stesso tempo. Mi hanno preso, sono un po' fuori di testa, raga. Wow, io non capisco perché la sfumatura a destra mi viene sempre da Dio e la sinistra non mi piace mai. Essendo appassionata di tutte queste cose ultimamente, che va avanti da molto quest'ultimamente, mi ritrovo a volte un po' triste. Quando ti appassioni a qualcosa, la tua mente pensa sempre a quella cosa, e di conseguenza la realtà diventa quasi stretta. Quando vuoi sapere di più, la tua realtà inizia veramente a opprimerti.
questo penso sia proprio la vita è fatta così. Se sei un minimo curioso è un po' la fine, ecco, perché è inevitabile che sarà una vita piena di frustrazioni, soprattutto quando non puoi avere oggi le risposte. Io spero in un futuro pieno di risposte, ma secondo me farò la fine di Albert Einstein a credere che forse esistono i buchi neri. Non lo so, ma forse non li potremo mai vedere. E in realtà non lo poteva sapere. E questa cosa è frustrante, cioè io mi sono messa a piangere perché mi sono messa nei panni di un Albert Einstein che non è riuscito a confermare la sua teoria. È proprio triste, snervante. Cioè, capito io cosa penso tutto il giorno? Ho un problema. I miei pensieri non sono più il make-up, andare a comprarmi un vestito nuovo. Oggi la vostra gloria è completamente diversa da quella gloria là. Spero vi piaccia comunque. Vi porterò sempre questi contenuti perché fanno parte delle mie passioni. Però sappiate che dentro di me c'è un turbine di emozioni contrastanti sul voler sapere che cos'è la vita. In realtà ho tante teorie che non sto neanche a dire su internet perché sono teorie contrastanti e molto diverse l'una dall'altra, perché io mi tengo aperti tanti portoni. Non penso ci sia una sola risposta, anche difficili da concepire e soprattutto anche da spiegare. Per quello che ho vissuto, per quello che ho visto io personalmente durante la mia vita, è difficile far capire a un'altra persona quello che provi e quello che pensi e senti. Non vado a mettere eyeliner né niente, applico il mascara. Il mascara che ultimamente sto utilizzando, parliamo un attimo di altro, è questo qua di Urban Decay, che è il Lash Freak. Mi sta piacendo tantissimo. Tra l'altro questo scovolino è stra particolare perché, come vedete, ha un pettinino solo da una parte, la parte sotto non ha niente. Mi spiace un po' che sia fatto così perché pesca troppo prodotto e a volte lascia dei pezzi di prodotto in giro, dei grumi pazzeschi. Questo pettinino è veramente bello, le pettina stra bene e le separa benissimo. Aspetto ad applicarlo sotto perché adesso vado a sistemare il tutto con i correttori e il fondotinta. Applico il Dorian Concealer 02. Non sto usando lo specchio ma mi sto guardando dal vetrino della videocamera. Probabilmente affronterò anche diversi argomenti nel corso di questi mesi che arriveranno invernali per poterci fare anche compagnia. Ho intenzione di fare più video chiacchiericci perché mi sento proprio di esporre anche modi di fare che potrebbero magari anche, non lo so, aiutare alcuni di voi. Come sapete io ho sempre cercato di condividere la mia persona per confrontarmi, perché mi piace il confronto e mi piace dire che non siete gli unici. Avrei voluto appunto anche io una youtuber con la quale confrontarmi e sentirmi parte di qualcosa. Ci sono io, tranquilli. Applico un po' di Tarte anche qua perché voglio illuminare questa zona. Parlando invece di cose un po' più pesanti, che mi ha fatto arrabbiare qualche giorno fa questa cosa, parecchio, ma proprio parecchio. È successo che sono entrata nella pagina del mio paese, dove spesso postano fatti che sono successi in zona e bla bla bla, e ho notato che c'era questo articolo di questa ragazza picchiata al supermercato da uno sconosciuto che le stava facendo delle avance. La storia è andata così: praticamente questa ragazza era andata a fare la spesa e un uomo le si è avvicinato per dirle come sei carina. Lei si è spaventata, si è allontanata, è andata verso le casse centrali per chiedere aiuto, non gliel'hanno dato, non gli è stato dato. Uscendo, forse non ho capito se è successo nel supermercato o comunque al di fuori, lì nel parcheggio, è stata picchiata pesantemente, gli è stato rotto il naso, la mascella. Gli è successa una cosa veramente orribile che mi ha fatto piangere, mi ha fatto mettere nei suoi panni e sono stata veramente male, anche perché quella persona potevo essere io. Dal momento in cui io stavo entrando in quel supermercato, ma ho deciso di non entrarci, ho avuto una specie di vibrazione negativa che ho detto no, non ci voglio più di andare. E io in quel supermercato lì non ci vado mai perché non mi piace, la zona è molto lontano, cioè è vicino a casa mia, nel mio paese, però è un po' più lontano, ho altri supermercati vicini, quindi lì comunque non ci vado mai. Non so perché, ho preso la bici, ero in zona e ho detto vado a comprarmi un dolce. Sono arrivata all'entrata e poi ho girato l'angolo e me ne sono andata perché non mi sentivo a mio agio. Io poi ho scoperto che è successo il giorno dopo il mio compleanno e non ricordo se io ero andata il giorno prima o il giorno dopo il mio compleanno. A parte questo, che è già molto triste di suo, è già molto brutto di suo questa cosa qua, questo fattaccio, la cosa che mi ha sconvolto è stato sapere che nessuno ha aiutato la ragazza. Mi ha fatto salire un nervoso che non vi dico.
perché, ripeto, potevo essere io, ma queste cose non devono capitare, queste cose non possono capitare. È orribile che ci siano persone così pazze in giro e che soprattutto non ci sia nessuno che l'abbia aiutata. Questa è stata la cosa che mi ha ferito di più. Uno non può neanche contare sul genere umano quando ha bisogno d'aiuto. Utilizzano tante volte anche le scuse, no? Quando c'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto, si aspetta sempre la persona che va avanti prima di te per riuscire a sbolognarti la situazione, perché se c'è qualcuno prima di te, meglio. Io aiuto il prossimo, però se lo fa qualcun altro, lo lascio fare a qualcun altro. Ecco, questa cosa di delegare è orribile. Non importa se tu sei un fruscello. Non condivido questo modo di pensare. Secondo me, se una persona ha bisogno di aiuto, non devi neanche pensare se aiutarla, devi farlo. Al di là di questo, ho condiviso questi miei pensieri che sono stati accolti molto bene. Mi avete anche condiviso i vostri racconti e i vostri racconti mi hanno fatta rimanere così. Finisco il make-up e voglio leggervene alcuni perché ci tengo veramente a condividere le vostre parole, perché penso anche che me li abbiate mandati per condividerli allo stesso tempo, ovviamente non dirò i nomi. È bello aprire gli occhi e creare e dare, anzi, e portare un po' di sensibilità sui social, visto che si predica sempre bene, si parla di good vibes, si parla della vita bella, pensa positivo, però quando c'è da fare la ciccia non c'è mai nessuno. Che bello poi che ultimamente la mia pelle è talmente idratata che posso fare baking su tutto il viso senza seccarla. Diamo un po' di colore a questi cavi archeologici. Wow, mi piace un sacco questo make-up. Ora vado ad applicare finalmente il mascara anche sciotto. Ah! Un poco di Luminance, giusto per dare un po' di tono a questo viso. E per penultimo step vado ad applicare Lip Balm. Questo qua è di Herborian ed è il Rouge for Lips. L'ho quasi finito, è veramente il mio preferito. Lo uso anche per come blush. E per ultimo step applico questo qua di Astra, che è il My Gloss Spicy Plumper. Questo qua ha un effetto rimpolpante e ingigantevole per le vostre labbra. E voilà, il makeup è fatto e adesso siamo pronti per parlare di cose serie. Mi avete scritto tantissimi messaggi. Ad esempio, una di voi mi ha scritto: ciao Gloria, apprezzo molto queste tue riflessioni e la sensibilità che mostri verso l'argomento. Purtroppo l'empatia è una delle prime cose che abbiamo perso. È rarissimo ormai che ci sia qualcuno in grado di provarla. È più facile voltarsi dall'altra parte che fare qualcosa per aiutare una persona in difficoltà, e invece ci riesce così facile farsi fatti degli altri quando dobbiamo puntare il dito per giudicarli e additarli. E qua un'ora di applausi. A me è successa un'esperienza simile, ma sono stata fortunata. Ah, perché appunto, premessa, nelle storie vi ho raccontato che anche a me sono successe cose del genere. Tante volte bisogna entrare, purtroppo, non è un nostro dovere, non è un nostro compito, però per farci furbi e tante volte per salvarci la pelle bisognerebbe entrare un po' nella psiche del pazzo, chiamiamolo così, insomma, della persona che ci sta per attaccare, e cercare di prenderlo con le pinze, ok? Cercare di essere anche un minimo gentili, anche se la gentilezza non ci vorrebbe, lo so. Tante volte l'assertività salva la vita. Infatti in tanti casi a me personalmente è successo di fare l'assertiva e riuscire a sbolognarmi tante situazioni brutte. Ora magari ne parleremo in un altro video, se vi piace l'argomento possiamo approfondirlo, però appunto nelle storie ho detto questo e tante ragazze mi hanno dato ragione, perché rispondere male a una persona che in quel momento ci sta per istigare può portarlo a fare di peggio. Un bel sorriso finto e una risposta gentile per poi appunto andarsene e trovare un qualcuno con la quale ripararsi e con la quale insomma cercare di farsi aiutare da qualcuno. Avere questo approccio può aiutare, ma ovviamente non dovrebbe essere così, nel senso non dovrebbe essere un nostro compito. Noi dovremmo girare libere, le persone dovrebbero girare libere senza aver paura di essere attaccate o picchiate. Questa è una cosa, vabbè. A me è successa un'esperienza simile, ma sono stata fortunata. L'anno scorso camminavo in una parte periferica della città, ma comunque trafficata.
Lo facevo ogni giorno e iniziai a notare una macchina che mi seguiva. Un giorno il guidatore si fermò, mi tagliò la strada e mi fece degli apprezzamenti. Qualche giorno dopo mi ripropose lo stesso copione. Io risposi male e il giorno seguente mi accusò di essere stata sgarbata pure. Mi ha seguita qualche altra volta, ma poi per l'ansia non sono più tornata a camminare lì. Sempre nello stesso luogo un tizio mi seguì a piedi, per poi addirittura corrermi dietro e urlare: "Ehi, vuoi lavorare?" Rimasi molto traumatizzata e non volli più uscire. Non possono esistere situazioni del genere, non si può tollerare di perdere la libertà perché ci devono essere in giro menti così malate. E ancora meno si deve tollerare di non essere tutelate, difese o protette anche dagli sconosciuti. La classica domanda, e se succedesse anche a me, dovremmo iniziare a porcela più spesso. Lavoravo da poco e andavo coi mezzi. La fermata del bus distava 10 minuti a piedi. Cercavo sempre di assicurarmi che non ci fosse nessuno di losco durante il tragitto a piedi. Un giorno vedo questo tizio che scende dalla mia fermata. Avevo già notato che mi seguiva e ho accelerato, ma non contento mi raggiunge e mi fa: "Ciao, prendi un caffè con me?" E io: "No, grazie." E lui insisteva e ad una certa gli ho detto: "No, guarda, sono in ritardo." E lui alla fine mi dice: "Domani ti aspetto." Morale, da quel giorno ho dovuto trovare rimedi per farmi accompagnare sempre e non prendere più l'autobus. Altre magari se ne sarebbero fregate e chissà cosa sarebbe successo all'indomani, che mondo schifoso. Cioè, capite che non è normale che dobbiamo arrivare a evitare dei luoghi, dei posti, a evitare dei comportamenti normali e naturali di ogni giorno per colpa della paura. A me e mio ragazzo è successa una cosa del genere. Abbiamo aiutato una ragazza da un malintenzionato. La gente attorno non faceva nulla. Per fortuna in quel momento è passata una volante e l'abbiamo fermata. Stessa cosa è successa a me qualche anno fa. Meno male che avevo trovato una coppia che si fermarono in sezione centrale e si finsero miei genitori e mi hanno accompagnata dalla pattuglia che era lì ferma. Ho avuto una paura indescrivibile. Per anni ho avuto paura di andare là. Ecco, un'altra cosa che consiglio, che ho consigliato anche nelle storie, è di trovare una faccia amica, nel senso, non che dovete cercare una faccia che vi dia retta, attaccatevi alla prima persona che pensate possa essere d'aiuto. Quando capitano queste cose e si è da soli, si va in panico. E che cosa si fa? O si scappa, si perde un attimo la realtà dei fatti, quindi magari si entra in circostanze peggiori, tipo infiltrarsi in vicoli, cosa sbagliata, stare fermi lì, aspettare. No, la cosa che bisogna fare, secondo me, che ho sempre cercato di fare io, spero che non mi capiti più e spero che non capiti a voi, veramente, perché è una situazione orribile che adesso non so per quale motivo finalmente non sto piangendo, è trovare una persona con la quale ripararsi. E cercate di stare in luoghi affollati, cercate di stare in posti affollati, non star da sole, semplicemente di non star da soli, perché tanti malintenzionati, quando sono da soli o comunque in gruppo e vedono che intorno alla preda non c'è nessuno, si fomentano. Quindi quando vi trovate in queste situazioni, cercate sempre aiuto da altri esseri umani, e se non ve lo danno, pretendetelo, perché non è umano, è disumano un comportamento del genere. Quindi pretendete aiuto, perché è una cosa normalissima, e cercate di ricordare la respirazione, cercate di stare tranquille. Se dovesse mai succedere una cosa peggiore di quella che già succede, ad esempio essere fermati e molestati dalla persona, quindi se si va oltre, trovate i modi per fuggire, trovate i modi di liberarvi e fuggire, perché e farli soprattutto male prima di fuggire, perché almeno non vi segue. Spero che non arriviate mai a questa cosa, però salva la vita. Questo è un altro racconto, poi chiudiamo un attimo il discorso perché altrimenti ci dilunghiamo tanto, però fatemi sapere se vi interessa parlare di questi argomenti. Tieni conto che io qualche anno fa ero ad una festa in piscina e un ragazzo ubriaco mi ha tirato una sberla in faccia perché gli dava fastidio la mia presenza, ed era tutta la sera che lui e i suoi amici e amiche prendevano per il culo me e altre due mie amiche, tra cui una signora di 50 anni, chiamandoci grassone di merda. Mi ha addirittura fermato 2-3 volte chiedendomi se pesavo 110 kg o più perché stavano facendo le scommesse. Bene, dopo che mi ha tirato questa sberla, i suoi amici lo hanno portato via dalla festa e nessuno, ripeto nessuno, è venuto da me a sincerarsi di come stessi. Se ne sono sbattuti le palle e mi hanno detto: "Ma è una sberla, continua a divertirti." Non mi ha fatto male la sberla, quanto il menefreghismo e la poca sensibilità della gente, e soprattutto degli uomini. Io ero con degli amici rugbisti sudafricani che al momento erano al bancone e non hanno assistito alla scena, e ti giuro che il mio primo pensiero è andato a loro, perché se fossero stati con me lo avrebbero ucciso. Poi ovviamente io volevo denunciare, ma sia i carabinieri sia due avvocatesse mi hanno convinta a non farlo, perché sarebbe stata solo una perdita di tempo e denaro. Questo messaggio è molto forte ed è brutto che odio provochi odio. Questa è una cosa orribile, perché augurare una cosa negativa dopo che si è subita una cosa negativa è quasi inevitabile, quasi normale, è un modo anche per darci un po' di conforto noi stessi, no? Giustamente questa ragazza ha subito anche
una cosa orribile, uno stress pesante, ecco. Giuro, non so cosa dire, c'è una sberla, una festa e la gente non ha fatto niente. Fa più male, come ha detto lei, vedere la gente intorno che non fa niente. E questa è la cosa che ti fa paura, perché la gente normalizza la violenza. Normalizza la violenza e le persone che ti dovrebbero tutelare, come in questo caso la legge, non lo fa. Non lo fa e sminuisce, minimizza e ti dice... Non si può fare più di tanto, la denuncia non la puoi fare, cioè non ti conviene. Queste sono le cose che mi fanno pensare in che schifo di mondo viviamo. E a me una mia amica è successo che stavamo facendo colazione, dopo questo chiudo questo racconto, del fatto della gente di quanta è cattiva e ipocrita. È successo che io e la mia amica eravamo al bar una mattina a far colazione e si è avvicinato questo ragazzo che è di Gallarate, l'avrà anche visto. Questo ragazzo sulla sedia a rotelle, gira spesso qua nel mio paese e spesso si avvicina alle persone per cercare di comunicare, di avere un contatto umano. E come fanno poi le persone normali, che sia sulla sedia a rotelle o no, le persone normali chiacchierano. Si chiama appunto socializzazione. Ma ovviamente tu vedi una persona sulla sedia a rotelle e dici poverine sulla sedia a rotelle. Ecco, questo è lo schifo. Questa è una cosa che mi fa schifo. Succede che questa persona si apposta, questo ragazzo si apposta di fianco a me, la mia amica, mentre stavamo parlando tra l'altro anche di cose serie. Ci giriamo verso di lui e lo salutiamo. Questo ragazzo inizia a chiacchierare con noi, ci ha raccontato delle cose struggenti. Io mi stavo per mettere a piangere, ma ovviamente non l'ho fatto perché non mi andava di farlo sentire male, perché nel raccontarle aveva un sorriso che gli andava da qua a qua. Era una persona così positiva, così buona, così comprensiva. Cioè, la cosa che mi ha lasciato tipo con gli occhi sbarrati era che questa persona era comprensiva nei confronti delle persone che lo hanno ferito. Lui capiva che queste persone sono fatte così e che non potranno mai arrivare a capire se non gli capita anche a loro. Ed è una cosa bellissima, cioè... Questa empatia è talmente profonda, è talmente bella, che mi ha lasciato veramente di stucco. E nel raccontarci tutta la sua vita, ci ha anche raccontato di quante persone lo snobbino, di quante persone facciano finta di non vederlo per non parlare, perché lui lo dice, lui dice che ha questo modo di avvicinarsi alle persone che magari può essere invadente. E tante persone a volte fanno finta di non vederlo, lo cacciano via. Vi giuro, il giorno dopo l'abbiamo ribeccato lì, gli abbiamo dato appuntamento lì la mattina, abbiamo detto tanto ci trovi qua d'estate a far colazione, se vuoi venire a chiacchierare con noi. Gli abbiamo detto, e la mia amica, vieni, cioè puoi chiacchierare con noi. Ci ha fatto veramente ridere tantissimo e quindi ci siamo dette, ma perché non puoi venirti a bere il caffè con noi? Il giorno dopo ce lo siamo ritrovato lì, abbiamo continuato a chiacchierare, abbiamo parlato del più e del meno, dei tatuaggi, l'abbiamo conosciuto meglio, ci ha raccontato altre cose. Si avvicina un ragazzo del bar, che io purtroppo, nel senso, frequentando quel bar li conosco tutti. Si avvicina questo ragazzo e fa, ragazze, vi sta dando fastidio, no? Perché io lo conosco, gli dà una bella pacca sulla schiena, io lo conosco, rompe un po' le palle. C'è stato un gelo, ma un gelo, ma un gelo. Io e la mia amica ci siamo guardate qui per dire, ma che cacchio stai dicendo? Ma tutto bene, ma davanti a lui lo dici? Cioè ci sei rimasta talmente male per lui, io mi sono sentita mortificata e la mia amica anche. Perché lui lo aveva sentito. Ma come fai a dire una cosa del genere davanti a una persona? Vi dà fastidio. Punto primo, sei tu che sei mai ci dai fastidio. Punto secondo, ma il rispetto, ma l'educazione, sei tu che ci stai dando fastidio a dire quella cosa. Lo hai ferito. Questa è l'empatia dell'essere umano. Vi lascio con questa perla, vi lascio pensare. Tanti uomini pensano che le donne non siano persone. Ed è una cosa schifosa per me. Vi lascio pensare dopo questo video a tutte queste vicende, non voglio deprimervi, però questo è il mondo in cui viviamo, quindi cercate di essere il più empatici possibili, cercate di essere i più rispettosi, perché il rispetto è una cosa che si sta veramente perdendo in un modo schifoso. Detto questo, siate rispettosi con il prossimo, fatelo un sorriso in più e soprattutto parlate male di meno. Se proprio non potete fare a meno di parlare male, fatelo allo specchio con voi stessi. E spero che queste chiacchiere vi siano piaciute. Io ovviamente sono sempre pronta a parlare di questi argomenti, mi interessano tantissimo e mi piacerebbe tantissimo anche aprire la posta di Gloria versione non saluti ma racconti. Quindi vi invito a scrivermi magari anche in privato dei racconti, qualcosa che volete esprimere ma che non avete mai neanche avuto il coraggio di farlo. Sarò lieta nei prossimi video di sistemare insomma tutti i vostri racconti e parlarne e sensibilizzare anche attraverso i video, attraverso questa piattaforma, perché ripeto, si parla sempre di cose belle, di cose frivole che ci stanno, però è anche giusto sensibilizzare e portarci un attimo coi piedi per terra. Niente, io vi mando un abbraccio grande grande e un bacino e ci vediamo al prossimo video. Ciao!